Tra fiamma gemella e carmico, rispondo a questa domanda perché vedo proprio che ci rimanete male quando durante una lettura dei registri vi dico che una persona è magari un carmico anziché una fiamma gemella, mentre voi eravate convinte che fosse una fiamma per dei motivi. Allora, anche il percorso di fiamma all'inizio è un percorso carmico, quindi tante similitudini in realtà ci sono. Come possono essere le forti emozioni, come può essere la profonda connessione, come può essere qualsiasi altro tipo di cosa da voi interpretata. La vera differenza tra il karmico e la fiamma gemella è che il karmico è sempre la stessa cosa che si ripete, quindi comunque sia è sempre uno schema che non viene mai interrotto, sempre la stessa cosa su cui vi andate a scontrare, mentre con la fiamma gemella è una continua evoluzione, quindi chiuso un karma se ne lavora un altro, non è sempre lo stesso. E in più, la consulenza di gruppo sulle fiamme gemelle di ieri è stata veramente spettacolare. Ho fatto questa consulenza di gruppo per chi non può fare le consulenze private e penso che ne farò un'altra perché è stata veramente magica. E vi ricordo però che lunedì sera, invece il 29, ne farò un'altra sui soldi. Anche quella è veramente bella. Vi spiego nel dettaglio tutto quello che dovete fare concretamente per manifestare letteralmente denaro nella vostra vita. Se volete partecipare, scrivetemi. Come affrontare il percorso di fiamme gemelle? Siccome quando faccio le letture dei registri, comunque magari mi raccontate che avete fatto dei percorsi con delle altre coach e vi hanno fatto fare cose letteralmente assurde che veramente peggiorano tantissimo il percorso di fiamma, vanno a creare un sacco di karma negativo. E alla fine siete voi che poi ve lo dovrete andare a smazzare quel karma lì. Io vi consiglio veramente di fare le cose fatte bene, come devono essere fatte, perché il percorso di fiamma è sì complicato, sì difficile, ma con i giusti mezzi, fatto nel modo giusto, e il modo giusto è quello dell'anima, è arrivare alla riconnessione con Dio, col divino, non c'è un altro modo, non è fare quelle cose assurde che vi fanno fare in tante. Veramente ve lo dico col cuore, fate il percorso fatto bene perché poi tutto quello che andate a creare lo dovrete anche andare a pagare, diciamo.